Al via le trattative sindacali nelle tre good bank nate dalle ceneri di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti per gestire le 359 eccedenze di personale entro la metà di aprile, cioè prima del closing per il passaggio UBI che si è aggiudicato le tre banche ponte per una cifra simbolica di un euro. Si parte da nuova Banca Etruria con i 20 esuberi previsti. Si terranno infatti ad Arezzo giovedì e venerdì due incontri tra i sindacati e vertici aziendali. Ci sono i rappresentanti sindacali nazionali e gli osservatori di UBI che seguono tutte e tre le procedure, che saranno distinte seppur contemporanee. Si parla di un fondo esuberi volontario, prepensionamenti a 5 anni, che arriveranno le uscite in prepensionamento fino all'agosto-settembre 2019. La chiusura di questa operazione, di queste procedure esuberi nelle tre banche ponte, deve essere fatta entro la metà di aprile, anche perché c'è da sfruttare i 130 milioni che ha messo a disposizione l'autorità di risoluzione, che vanno spesati nel primo trimestre. Intanto mercoledì scorso si è svolto a Roma un incontro tra il presidente delle Good Bank Roberto Nicastro, i vertici di UBI e le sigle sindacali. Si conclude praticamente il percorso di Good Bank, manca ancora qualcosa, il UBI firmerà probabilmente il contratto definitivo verso il 15 di aprile, però poi il pacchetto azionario effettivo verrà scambiato più avanti, quindi UBI diventerà proprietario del pacchetto azionario più avanti. E poi ci sarà l'integrazione effettiva in UBI di queste banche, che avverrà probabilmente settembre-ottobre per Etruria e Banca Marche e molto più avanti all'inizio del 2018 per Chieti. Sono state chiare e ferme però le richieste da parte della FABI ad UBI. La tutela dei poli territoriali, delle direzioni, un'attenzione particolare soprattutto, ripeto, ai lavoratori che siano considerati nelle loro professionalità che ci sono in tutte e tre le banche e che possano rilanciare sia la banca ma anche il territorio.